Oggi, mentre veniva qua, ha percorso la strada per Cavalcere ed è, ha visto un campo di colza. Mi ha fermato la macchina, si è fermato, ha fatto gli scatti che voleva ed è arrivato tutto entusiasta di queste fotografie così insperate, anche molto molto belle ed efficaci. Cominciamo, Luciano? Dal mio diario, 9 febbraio 2005, Capodanno Moriato. Ulan-Ude. In una giornata libera, mentre il resto della troupe festeggia il Capodanno lunare mongolo, cammino per la periferia di Ulan-Ude alla ricerca di qualche foto da aggiungere al mio archivio. Un tiepido sole scalda i miei passi e la faccia. Fa tanto meno freddo di ieri, solo meno 38 gradi. Mi soffermo ad osservare tipiche case siberiane. Ne trovo una che particolarmente mi attrae. Vetri talmente ghiacciati che non intravedo nulla oltre. Mentre scatto alcune foto, sento una voce femminile. Non comprendo ciò che dice, ma dai gesti capisco un invito ad entrare. Avendomi visto scattare foto fuori, certamente mi ritiene interessato alla sua casa. Sorridendo accetto la richiesta. Intanto mi mostra all'interno facendomi capire che posso scattare fotografie. Mi porta in una stanza con pareti coperte da icone. Nella penombra intravedo un letto occupato. Poi mi accompagna in cucina e mi mostra il figlio, poco più di un anno. A vedermi, forse spaventato dalla mia barba, accenna un leggero pianto. La madre lo prende in braccio per tranquillizzarlo. Dalla porta della stanza accanto vedo uscire il visino curioso di una bambina dai lineamenti asiatici di circa 9-10 anni. Mentre le faccio alcuni ritratti, la madre si allontana. Dalla camera delle icone mi giunge la voce implorante della madre, interrotta dalle incomprensibili grida di un ragazzo. Continuo a fotografare quell'interno arredato di poche cose semplici. Dopo 4-5 minuti, dalla porta da dove giungevano le voci, la madre mi viene incontro con un fardello in braccio. Un lenzuolo a malapena copre una schiena nuda. Capisco che è un terzo figlio. Segue un lunghissimo momento di imbarazzo che gela le parole e ogni movimento. La madre mi dice, da, da, invitandomi a fotografare anche il ragazzo che a fatica riesce a tenere in braccio. Con un gesto la invito a porlo sulla carrozzina che è in un angolo della cucina. Quel commovente gruppo familiare mi prende anche le mani. Segue un tempo lungamente confuso. Al momento del saluto, pur parlando due lingue completamente diverse, i nostri toni non lasciano dubbi. Dalla tasca prendo un po' di rubri e li allungo a lei. Spassiba niente, spassiba niente. No, grazie. Faccio un gesto indicando quelle tre creature che mi guardano continuamente. Allungo le mani stringendo la sua, che finalmente si chiude. Non dice nulla, ma i suoi occhi che diventano lucidi esprimono. Lascio quell'interno che piano piano si annebbia e senza girarmi retrocedo fin quando la porta mi si chiude di fronte e la scena scompare. Luciano Bovina.
queste pagine, questa pagina tratta dal suo libro mi ha toccato proprio profondamente. Mi compiaccio del fatto che non mi sia rotta la voce, cosa che mi è accaduta mentre provavo di leggerlo così per non rovinare questo bel testo, accompagnato dalle immagini. Le immagini parlano di te, tu ti esprimi attraverso le immagini, ma qualche scampolo, ecco, delle tue riflessioni nel tuo libro ci sono, ma il linguaggio della fotografia e il documento visivo è quello che ti rappresenta meglio. È una foto che deve parlare. Abbiamo un microfono solo, io cercherò di parlare molto poco, dico alcune cose di Bovina, ma dall'afflusso delle persone, delle quali io mi sono infinitamente grata, deduco che è molto noto anche da noi, è un professionista, ma come avrete capito dalle cose che ho letto, è un professionista che viaggia con i sensi aperti e soprattutto con una profondità di cuore, con un'attenzione per le persone, i paesaggi, tutto ciò che, diciamo, incontra, nel quale si imbatte durante il suo viaggio. Ha fatto tantissime cose, ha viaggiato tantissimo, io non ricordo tutti i paesi, ma hanno superato la sessantina, quindi quando io cercavo di fissare un poco i tuoi itinerari, ho avuto tantissima difficoltà, perché credo che i paesi del mondo che non hai visitato siano veramente pochi, prossimi alla prossima vita, hai detto. Sei appena tornato da un viaggio in Etiopia, hai vinto dei premi internazionali, competendo con un numero infinito di fotografie, un nome difficile per me, lo devo leggere perché è un grand prize, ci sono perse il foglio. Ecco, allora, il Nikon Photo Contest International Grand Prize, su quasi 60.000 fotografie la tua è risultata vincitrice. Hai collaborato con dei miti della documentazione come Ambrogio Fogar, del quale sei stato collaboratore per 27 anni, e hai cominciato fotografando le automobili che sono le tue dirimpettaie. Luciano Bovina viene da Sant'Agata Bolognese, che è famosa in tutto il mondo per la Lamborghini. E quindi, diciamo, forse questo è stato uno dei tuoi ispiratori. Hai cominciato con questo settore, ma poi hai sentito che era riduttivo fotografare i gran premi, i rally, comportava una certa monotonia che non soddisfaceva la tua curiosità, la tua voglia di fare esperienza del mondo e della gente. E quindi hai cominciato facendoti apprezzare con la tua tecnica a documentare. Tu questo fai. Adesso, se vuoi precisare. Brevemente, perché preferisco esprimermi con le immagini, con gli audiovisivi. Sì, ho cominciato ventenne, imbarcato sul mare oceanografico come assistente fotografo novato. E lì che ho imparato un po' la tecnica, l'arte della fotografia, diciamo, un po' a conoscere la macchina, fotografando quello che avveniva a bordo e quello che avveniva quando si andava. Essendo l'ave oceanografico, praticamente anche il lavoro che si voleva. Rientrato a casa, ho avuto la possibilità tramite autosprint di fare gli premi di Formula 1, sempre come fotografo, per 3 anni. E poi autosprint fece un programma televisivo che si chiamava Telesprint, dato che avevo una certa dimestichezza con la cinepresa, mi chiesi di volevo fare sempre nei gran premi di Formula 1 i filmati. Li ho fatti per 7 anni, sinceramente dopo 150 gran premi non ne potevo più perché erano sempre le stesse cose. Adesso forse faccio un paragone improprio, e come, non voglio offendere nessuno, il fotografo che fa matrimoni cambia gli sposi, ma le foto sono sempre quelle, io ho bisogno invece di variare, altrimenti io mi spengo. Ho avuto fortuna in un gran premio di conoscere Ambrogio Fogar, che mi chiedevano se volevo far parte della sua troupe esterna di Jonathan, un bellissimo programma che esaltava molto l'avventura, chi a quel periodo aveva 16-18 anni, impazziva molto di questo programma. E sinceramente non ci ho pensato, no? Ho fatto 2 gran premi successivamente, ho poi detto con il direttore, guarda, io pianto qua perché sinceramente una cosa del genere non posso rinunciare.
e lì veramente ho cominciato a fare le cose che mi piacevano, viaggiare il mondo, visitarlo, soprattutto entrare in certe situazioni con ritmi più lenti e praticamente le cose che sentivo, cose che invece con la Formula 1 ormai non sentivo più nulla. Ho passato dei bellissimi anni dove prima facevo solo aeroporti, circuiti, poi rientravo a casa a portare il materiale, lì i ritmi erano nettamente volenti, si rimaneva via 45, anche 6-7 mesi via da casa, l'anno era per la media. Tuttora seguo ancora questa attività, nonostante sia già passato 40 anni, spero di andare avanti, che non mi mandano in pensione presto, comunque essendo freelance mi manda nessuno, c'è bisogno di un operatore, credono in me, faccio ancora, infatti recentemente, solamente 20 giorni fa, sono rientrato dall'Etiopia e abbiamo fatto diversi lavori, addirittura l'ultimo viaggio e il quinto che avevamo fatto in Etiopia. Io penso di aver fatto sicuramente più di 400 voli in vita mia e ci sono nazioni che ho visto anche 3-4 volte. Ne manca ancora tanto, appunto come dicevi prima, prossima vita, spazio al resto. Poi spero di cominciare prima. Esatto, qui ho diversi audiovisivi, non so quanto tempo abbiamo a disposizione, no, fino a 4 ore, e possiamo cominciare con un'oretta, poi alla fine se c'è qualcuno che vuole continuare. Sono tutti lavori brevi, perché sono anche di quelli che sono lunghi un 35-40 minuti, però voglio sapere di dei racconti di 6-7-8 minuti molto vari, così accontento maggiormente il pubblico con la varietà e poi do anche un'idea più completa sull'autore. Ecco, noi di solito vediamo monografie perché diciamo ci occupiamo di un popolo in particolare, ma è anche difficile trovare chi abbia tanta varietà di materiali montato già sotto forma così di brevi suggestioni. Per cui se vuoi ci siamo ben felici di lasciarci suggestioni alle tue immagini. Una chiacchierata finale quando avete visto un po' le collezioni. Quindi io cominciare. Ok, buonasera. Ecco, adesso si è accesa. Adesso va. Panico. Qui c'è la batteria, non funzionava. Thank you.
traffico di roba del genere. Sì, sì, sì.
I'm not even sorry.
L'età del mondo in cui viviamo ci sfugge, non solo perché è di dimensione tanto smisurata, ma perché il mondo davanti ai nostri occhi è ancora vivo. Terre ostili, ove l'uomo vive a fatica, e la vita è dura, incerta e raramente riesce a coltivare più del fabbisogno quotidiano. Anche se il nostro pianeta è sempre più piccolo, sempre più popolato, luoghi che sembrano fuori dal mondo ve ne sono ancora. L'Africa ha occhi grandi, occhi innocenti, occhi disperati, rassegnati, ma talvolta coraggiosamente ridenti. Occhi che chiedono, occhi che ringraziano, occhi che si affacciano su un mondo che è così da secoli e non sembra possa cambiare. Come non si riesce a cancellare i mali atavici che affliggono questa gente. Gente che molte volte possiede solo lo straccio che gli fa da vestito. L'Africa ha grandi mani. Mani che si tendono, mani che salutano, che si stringono. L'Africa subisce tutti i mali del mondo. Le carestie e le migrazioni, le inondazioni e la siccità. Non mi riesce di vedere queste piccole creature, colore della terra, con distacco. Non mi riesce ad accettare passivamente che un ragazzo mi si inchini e faccia il gesto di baciarmi i piedi in cambio di una penna d'oro. Non mi riesce di non emozionarmi quando un bambino di 4-5 anni, lasciato solo a badare le capre, mi prende la mano e la stringe forte, sperando in una caramella. Non mi riesce di non vedere gli stracci, le piaghe, le anomalie, le disgrazie, e vorrei avere tanto da dare per non dover mai dire no, per non deludere chi come loro, senza nessuna colpa, deve pagare in una terra in cui sembra ormai troppo tardi per tutto. L'Etiopia ti cattura con i suoi mille tentacoli, ti coinvolge con i suoi mille problemi, conquista il tuo cuore con i suoi mille misteri che ancora si celano nella sua terra. Terra in cui tutti noi affondiamo le radici della nostra storia. Thank you.
desiderio immenso e ininterrotto ti spinge ad andare avanti, sempre avanti, a correre fino alla prossima linea di colline, dove poi le colline si ripetono, sempre la stessa collina ripetuta all'infinito, poi all'altra e all'altra ancora, come stregati dall'assenza di ostacoli su cui fermare il pensiero e l'azione, anche sapendo che oltre l'ultimo orizzonte ce n'è un altro, vuoto come quello appena lasciato. Ovunque c'è sempre sullo sfondo una ghiera bianca o un cavaliere che attraversa e scompare tra le onde del paesaggio. Senza cavallo non ti senti mongolo. Gli uomini cavalcano, le donne cavalcano, i bambini crescono cavalcando. Il cavallo della steppa è ineguagliabile, piccolo, resistente, velocità sostenuta, aria di compassione, mai pulito, spazzolato, asciugato. Indomito nello sforzo, può stare sellato tutto il giorno, al sole, all'acqua, al vento gelido. Pascola di notte e di giorno è pronto a ripartire. Questa fusione di identità rende tollerabile un ciclo di lavoro in un ambiente durissimo, che giorno dopo giorno ha inizio prima dell'alba e termina dopo il tramonto, sempre.
nikom državu citiraju podlost, ne čuje se glas koji bi to imenovao. Lažna je bila popuna mladosti što se zanosila obnovom zemlje i to pokoljenje samo sebi sad izriče presudu, primajući ravnodušno vapaj oni što ginu, jer su to mračni barbari što se međusobno ubijaju. Ništavilo kao što su ponavljali proroci, rađa samo ništavilo i opet će biti kao marva vođena na klanje, da bi zadrta
da mucchie di foto di un disordinato fuoriescono alcune immagini scattate 10-20 anni fa. 20 anni. Non so più ripensarle. La memoria balza leggera a tempi che sembrano volati. Ne emerge una sensazione di cose morte e distanti che conducono lontano nel tempo. Mi catturano figure solitarie, tutte di schiena. L'uomo pare un momento. Sembra che non abbia lena, o che pensi, o che fatichi. Il mio occhio, colto da stupore, non sa lasciarlo. E su di lui si perde, svagandosi nella luce che il nitrato d'argento ha stemperato e addolcito. Poi mi prende invece l'amarezza. L'amarezza sta dentro, compatta e greve, si rintana tra gola e cuore. E lì, morte. L'occhio persiste sul mito. Vorrebbe sapere chi era. Mi dico, non c'è ragione volergli dare un volto. È uno che stava passando. Un capitato per caso. Ma il troppo si rivolta e dice, Valle, è un predestinato. Dagli una faccia, prova. Ci provo e mi vengono in mente contadini, minatori, manovali e tanti tanti altri ancora, ma tutti di schiena. Dice il gruppo, è tutta gente da niente, che non conta niente. Uno, se avesse contato, l'avresti fotografato di faccia. Mica con intenzione, questo no, perché era destino. Mi rifugio nel filosofico e dico, è destino dell'uomo transitare di spalle. Ma so che non è vero. Mi porto dietro il pensiero di tutta la gente che ha attraversato le mie foto di spalle, che ha lasciato di sé soltanto l'immagine di una schiena curva. Vorrei dire, portatemi, ma non servirebbe. Nelle foto, un momento di spalle è sempre di spalle, ovunque si guardi. Vivrà questa gente fin quando ognuno avrà memoria dell'altro, ma morire così. È come morire due volte. Allora, perché non fare un monumento all'uomo ignoto? Per uno si porterà una pietra. Con le pietre faremo una piramide che si veda ad enorme distanza. E ogni anno, il giorno dei morti, porteremo fiori e reciteremo il nome di tutta la gente che non ha contato. Porteremo altre pietre. E la piramide diventerà più alta, sempre più alta, fino a sfiorare quel cielo nel quale persino chi ha un cuore ateo vorrebbe ritrovare un volto.
visto che varietà, che poesia in queste immagini. Luciano ne ha tantissime altre. Siamo nell'imbarazzo perché francamente capita mai di vedere delle immagini così belle, così con un filo narrativo, insomma, con un senso così compiuto e profondo. E chiedo anche a voi, avete voglia di vederne ancora? Oppure preferite che io lascerei parlare ancora le immagini dall'applauso? Dimmi tu. Ecco, esprimetevi così ci togliete il dubbio. Ancora. Ancora. Voglio vederne ancora. Va bene. Qui c'è il maestro, quello di Este. Facciamo vedere. Ti ringrazio. Prego, se vuole dire qualcosa. Allora, vediamo delle immagini di un cardinale e abbiamo qui il regista insieme a Luciano, Mario La Salandra e Este. Grazie.
Perché alla fine del filmato, tra le musiche, spesso c'è Giovanni Bovina, è il figlio di Luciano. Thank you.
poesia, così parliamo un poco con Luciano. Beh, intanto, grazie. Io sono orgogliosa di aver potuto il mio giro, perché non voglio dare le spalle, di aver potuto, insomma, come dire, regalare a tutti voi che siete qui, frutto, insomma, del mio modesto lavoro, del pressing che ho fatto a Luciano già dallo scorso agosto. Ho cominciato a perseguitarmi, è difficile trovare le date, ci spostiamo. E quindi vi dico che sono proprio contenta. Io guardavo le immagini, la gustavo, questa sera è stato possibile perché non c'era, diciamo, il protocollo che utilizzo di solito, cioè la domanda, la suggestione dell'immagine e la domanda conseguente. Quindi questa sera ho proprio goduto di questa immagine insieme agli altri, e vi dico la verità, confesso che mi sono proprio compiaciuta di avervi potuto offrire, insomma, così questa serata meravigliosa. Cioè, va bene, allora Luciano, non so, io credo di non avere delle cose particolari da dire, se non delle banalità, perché veramente mi hanno molto sono arrivata in profondità. È una cosa che mi ha colpito. Io che non sono fotografa, ma piace vedere le belle foto, ho capito che non serve studiare una inquadratura, ma tu riesci a trasmettere emozioni anche con inquadrature che io sicuramente avrei scartato, diciamo, dal basso della mia incompetenza, per cui veramente sono state anche, come dire, una lezione. Chi studia troppo la fotografia la fa in modo artificioso, tu invece hai l'occhio dell'artista che riesce a cogliere e che va oltre, ecco questo. Io penso che tu sia veramente un ospite giusto per questa rassegna che parla di paesaggi, popoli, culture e uomini in viaggio. Tu per primo sei un uomo in viaggio costantemente. Ti chiedo se vuoi dirci come è nata questa tua passione per il viaggio. Abbiamo visto, prima ti sei limitato a soltanto piccole, diciamo, attività che riguardavano pochi argomenti, ma nel tuo libro sì, c'è un'immagine che noi non abbiamo visto, ma che è molto evocativo. Tra l'altro il libro di Luciano è qui, è in vendita, se qualcuno lo vuole vedere. Molte foto, alcune foto le abbiamo viste, altre proprio non sono. C'è una breve biografia, quello che io ho tentato di sintetizzare, di dire così, ma in questa prima pagina, una specie di prefazione, c'è un'immagine. La spiego, perché è una risposta alla tua domanda. Perché qui chi ha il libro, o chi lo prende, leggerà una cosina che però non sa il libro. Non vuol dire che dice, da ragazzo sogniamo sempre di salire su un treno, in treno attraversare il mondo, attraversare... No, è salire su un treno e in treno attraversare il mondo osservando la finestra panoramica, come si chiama i cinematografici. Prosegue ancora. Io, la mia gioventù, adesso spero che non mi venga il pallone, ho dovuto fare in collegio, andare via dalla famiglia a 11 anni, penso che non si dà. E ero in Salesiani a Bologna, i Salesiani praticamente sono di fronte alla stazione di Bologna, ero interno, quindi andavo a casa solamente in estate. E dalla camera, dallo studio, vedevo sempre questo treno a vapore che sistemava i vagoni che poi li attaccava insieme, che poi partivano, ecco. E io ho cominciato a lavorare con una fantasia a viaggiare, infatti poi quando ero a scuola non ero neanche come studente, ero il massimo solo lì, perché piaceva solo geografia, già viaggiavo sui libri. E poi questo treno, forse inconsciamente o in psicologia, mi ha messo quella voglia di fuggire. Dopo 5 anni, praticamente non ne potevo più, mi sono ribellato, mi hanno sbattuto fuori, mi è dispiaciuto perché poi non ho più continuato a studiare e questo mi è dispiaciuto. Però dopo poi ho cominciato a vedere le cose in tutt'altro modo. A 20 anni mi sono imbarcato, dove facevo il fotografo normale, e allora ho cominciato proprio a fare le cose che mi piacevano e che tuttora proseguo. Ma chi ti ha iniziato la fotografia?
da autodidatta, poi quell'età, cioè più o meno insomma abbiamo la stessa età, le macchine fotografiche non era facile averle a casa, cioè soltanto un certo tipo di la macchina fotografica non era un aggeggio che i ragazzi maneggiavano. Beh, noi ce n'era proprio voi anche per la possibilità. La fotografia com'è che è diventato un tuo mezzo di espressione? Quando hai capito che poteva rendere efficace, comunicare attraverso la fotografia, quello che avevi dentro? Dunque, io ho sempre scritto, scrivo tuttora, che collegio i miei sentimenti quotidianamente nel mio diario. Poi, dato avanti nel tempo, mi rendevo conto che non bastavo. Ho cominciato a fare delle foto anche. E quando sono imbarcato, ho migliorato la qualità fotografica, ero assistente fotografo navale, quindi ho avuto un bravo maestro. E poi dopo ho trovato anche altri fotografi che mi hanno insegnato un po' lì, sempre per me è importante, ecco, perché anche se sei autodidatta, vabbè, qualcosa, qualche valore ci vuole. Mi ha insegnato poi l'inquadratura, il contenuto, dove mettere il soggetto che dare più importanza o meno. Ma poi c'è una cosa, come ho detto, la fotografia l'ho aggiunta agli appunti scritti, che erano poi appunti visivi. Ho sempre pensato che la fotografia deve narrare qualche cosa. Molti dicono un'emozione, sì, però guardando una foto tu devi immaginare qualcosa oltre. C'è pure tante fotografie, c'è pure tante storie, quello che vedete stasera. E poi forza di fare, siamo arrivati qua. Tante storie, hai detto sì. Anche l'ultimo filmato, mi è piaciuto molto l'accostamento forse casuale che hai fatto, piove a Sarajevo e l'altra immagine delle mongolfiere, per me è stato bellissimo quel filmato che hai proiettato delle mongolfiere, perché proprio c'è un'idea di leggerezza. Sì, di... lo dice anche la fase finale che voli, hai voglia di volare sempre, ecco. In contrasto con quello di Sarajevo, cose diverse, il primo è l'ordine di grana, anche per non mettere tutti i cubi, ogni tanto devi anche alternare con qualcosa di allegro. Magari non è un granché quello di delle mongolfiere, è una descrizione di alcune giornate di volo, sono miriche come immagine, però quello di Sarajevo nettamente è un messaggio diverso. Poi perché poi anche, sì, come Lovalino è stato premiato il circuito nazionale audiovisivi di alcuni anni fa, primo assoluto, Sarajevo l'ultimo primo assoluto, ecco. Poi adesso ho avuto l'interruzione, ho partecipato quest'anno, ho mandato quelle delle mongolfiere, ma sinceramente non aveva successo di quelle. Ma soprattutto quello di Sarajevo è una cosa molto personale, perché quando lavoravo con Ambrogio Fogar avevo un tecnico del suono che era di Belgrado, però viveva a Sarajevo. Quanti estati sono andato a trovarlo, praticamente ci divertivamo nei parchi, praticamente perché passavo delle belle vacanze. E poi è accaduto quello che è accaduto, io sono andato in Kosovo, in Macedonia, in Serbia, per tutte queste zone di guerra, e intanto che ero a Sarajevo sono capitato, io sono andato a cercare un po', perché era anni che non sentivo più nulla. A fatica ho trovato sua sorella, era una famiglia di musicisti, il padre e la madre erano musicisti, ecco. Però di Slobodan, libero lo chiamavo, ecco. Anche la sorella non ha saputo dire nulla. Io in quelli che erano i giardini avete visto con tutte tombe, ecco. Non ho messo quasi nulla di gente perché non vedevo il caso in questo messaggio di mettere dei visi, ed è saltato su questa opera, diciamo, molto personale, ma forse l'ho sentita molto mentre facevo le foto, di conseguenza quando tu senti qualche cosa, quando fai l'immagine che tu dai, tu provi un'emozione. La stessa emozione se tecnicamente la realizzi bene, la trasmetti anche al pubblico. Ed è arrivata, perché quelle case assediate da detto, con le date che ricordano il 92 e date di tanti giovani, di ragazzi giovani morti, è veramente molto
molto efficace, molto significativo. Ho visto anche la prima parte dove ci sono delle case che sono demolite, altre ne sono intatte. Questa veramente è una, dato che sono etnie diverse, prima erano i bosniaci che hanno combattuto contro i musulmani, cioè c'è che era un po' una eliminazione che va fatto. E poi dove invece viceversa sono stati gli altri. Una città martire, come tante altre. E anche le ultime immagini che abbiamo visto, i contrasti, erano in Brasile. In Brasile entrambi, prima sono le cascate di Iguaçu, che sono partito da un fiorellino, quindi sono allargato fino al totale in alto di tutte le cascate, che sono 4 km di fronte. E poi l'altro è la miniera d'oro su nel nord, nel Pará. La fatica, la leggerezza. Esatto, quello è il contrasto. Certo, un contrasto molto forte. Molto. Quelli sono dei miniferati proprio. Guardando il tuo libro, visto che hai visitato tantissimi paesi e tante etnie, e mi incuriosivano i fidabe, perché hanno molte, diciamo, molti elementi particolari che sono così lontani dalla nostra cultura. E siccome in questa platea così folta ci sono tanti ragazzi della mia scuola, perché questa è un'iniziativa sempre della Biblioteca Galilei, quindi nasce nel seno della scuola, nell'ambito della scuola, e loro si sono occupati di questi, si sono molto meravigliati di queste, diciamo, di questi bellissimi giovani che in occasione di una festa particolare si agghindano come da noi di solito fanno le donne. Allora, tu hai visitato tantissime etnie, fiere, belle, uomini, donne che affrontano la fatica. In che modo questo contatto con la diversità ti ha non solo arricchito, ma ti ha aiutato a, diciamo, mettere a punto un equilibrio nella tua vita, una certa distanza da certi luoghi comuni? Come ti ha cambiato il viaggio? Forse mi devo giudicare meglio gli altri. Ovviamente sono uno sereno, tranquillo, cerco sempre cose nuove, sempre il contatto con la gente mi piace conoscere, mi piace chiacchierare. In ogni posto che vado mi trovo sempre bene. Quella dei Mudan è stata una cosa per caso, che poi dopo, adesso è diventata addirittura una cosa turistica, ecco, se, ma qui andiamo indietro di 25 anni, quando ero arrivato. Abbiamo fatto allora la traversata dell'Africa col per Jonathan, siamo partiti da Algeri e abbiamo rifatto quella che era la Crociera Nera, invece la Citroën nel 24, con automezzi di allora. E poi noi abbiamo aggiunto anche un deltaplano che montavamo e smontavamo per fare le riprese dall'alto. E poi siamo andati fino in Chad, in Centro Africa. Quando siamo andati vicino a Chad, praticamente una sera eravamo in un paesino, ok, ci fermiamo lì a prendere da bere, certamente entrano due blindati, ci guardiamo, ho guardato l'altro operatore, guarda Andrea, chi c'è? Che noi li abbiamo cercati, poi così parlando, hanno detto che poi dopo avevano due giorni di festa. Praticamente questa cerimonia è il dire loro, che loro alla fine dei raccolti per festeggiare si attindano, si truccano, sono bellissime. Hanno
E poi alla fine cosa succede? E il più bello viene seguito dalle donne della nostra amore, che è proprio lì. E allora loro si vanno a fare da guidarsi. Ma però invece è stata una bella esperienza. È venuto fuori un filmato che poi non va in onda in diverse televisioni europee. Addirittura il regista tedesco Werner Herzog, dopo 2 anni, è andato là, si è girato un bel documentario. Quindi siete stati, l'avete ispirato? Sì, vabbè, già, avevo già visto delle foto prima, però non sapevamo dove erano, perché noi siamo un po' nomadi, e c'è stato casualmente che abbiamo trovato quella sera. Poi informandoci ci ha detto ok, noi domani siamo qui, dopodomani anche, e così si sono messi a disposizione per essere filmati. Se voi andate nel sito,
niente, www.lucianopulina.com. Penso che ci siano già andati tutti. Ecco, allora lì ci sono delle sezioni, c'è una firma, c'è una disputata, sono dei promo, sono corti, anche per il pelo. Poi soprattutto ci sono diversi diaporami, nella sezione diaporami ci sono Scudo della Siberia, Crossing di America, quelli più lunghi che non ho fatto vedere questa sera, quindi vedete almeno una quindicina che uno può scaricare e dopo se lo rivede con calma. Comunque, diciamo, rispetto a, diciamo, allo stile di vita, che quando torni da un viaggio così, dove hai fatto sicuramente esperienza di fatica oppure anche disagi e tutta la vita è ridotta alle sensuali, a parte che tu viaggi con un'equipe di persone, non so bene, ecco, quando torni, la realtà, a parte quella domestica, familiare, il ritorno agli affetti, ma i nostri problemi, la nostra realtà così, ti sembra vicina oppure fai in un attimo a riadattarti portandoti dentro comunque quello che hai conquistato con l'ultimo viaggio? Ogni volta che vado via praticamente devo essere sempre più arricchito, quindi posso dire che sono un signore fortunato certamente, però tutte le volte che vado via in tanti posti, ogni volta che vengo dico fortunato che sono arrivato qua. Abbiamo tanti problemi, facciamo traghi, avevamo i problemi, ultimamente si stanno anche aggravando, per tanti conosco, però c'è chi sta tanto peggio, molto peggio, infatti basta che noi, quando arrivano tutte queste barche, tutta gente che scappa di là perché praticamente non hanno proprio niente, ecco. Come c'è la conclusione dell'audiovisivo dell'Etiopia Porta, che appunto lì è che poi lì l'origine della razza umana e lì infatti addirittura ho trovato i reperti di 4 milioni di anni fa. Ecco, anche a proposito di quel film, è una piccola curiosità, ma ho visto dei rituali legati alla loro religione, cristiani, copti, la seconda religione, come dire, ufficiale che si è creata dopo quella armena, se non sbaglio. Ecco, li ho visti tutti attorno a delle bottiglie. C'è un'immagine e c'è una... Qui praticamente era un po' l'Epifania, che c'era questa festa religiosa che è il Timkat. Infatti tutte queste secchiate erano mai altro che un battesimo collettivo. Allora lì riempivano delle bottiglie, portavano a casa e poi battezzavano loro con questa acqua benedetta quelli a casa. Ovviamente sono uscito fuori battezzato molto bene anch'io, ecco. Mi sono buttato lì in mezzo perché è giusto, come fotografo, devi andare dentro. Ovviamente quando arrivavo l'acqua io mi giravo, quindi prendevo tutti gli schiena per salvare, per proteggere la macchina. Che atteggiamento hanno quando vedono una troupe che si avvicina, quando visitate un popolo o fate delle riprese di qualche rituale o di qualche cerimonia particolare? Dovete intrattenere delle trattative, dovete pagare qualche balzello? Beh, a volte fai, chiamiamolo un'offerta, dai, con loro, con lo stagione, loro si mettono a disposizione. L'unica difficoltà che abbiamo avuto, e qualche volta ci hanno anche tolto la pellicola che giravamo, soprattutto nella religione musulmana. Proprio con del tempo che non arriviamo, cominciamo a dialogare, a chiacchierare, contattiamo, anche perché poi viene tutto organizzato molto prima. Vedo che raramente è capitato proprio dell'ostilità. Ovviamente ci vuole pazienza con le vedi poi anche un po' nell'espressione. Qualcuno magari comincia a filmare, a farlo fare anche dopo 2-3 giorni. Loro si devono abituare, come per dire, noi siamo andati in Amazzonia in una tribù scoperta solamente 2 anni prima. Avevamo sempre la macchina al collo, però non la usavamo mai. Loro si erano abituati a noi vedendo con quell'oggetto al collo, ecco. E addirittura dopo un mese facevamo la gara del tiro alla ciara, che era Bottana, loro con noi, con dei risultati. Che si guardavano. Sì, lì è la scena che praticamente c'era con noi un fotografo, scattava delle foto con la Polaroid e poi le consegnava loro. Loro vedevano queste immagini che venivano fuori, praticamente erano incantati con
appunto, volendo quella sequenza che ci viene anche da vicino. Ci sono anche popoli che non vogliono essere fotografati perché pensano che almeno, come dire, ho detto delle volte perché io solo quello posso fare, che pare che quando tu fotografi una persona gli rubi l'anima. Per cui ci sono queste resistenze, non hanno familiarità con... E c'è qualcuno che vende anche l'anima. No, certo, però non è che lo chiediamo, vedi, però quando ci mettiamo lì, cominciamo a chiacchierare, a fare il suo lavoro, magari curiosiamo, chiediamo un po', da poi ci spiegano un po' quello che fai. Avete dei mediatori? Vabbè, abbiamo sempre gli interpreti, questo sicuramente. Come ho riorganizzato un viaggio? Come parte l'organizzazione? L'organizzazione è la produzione che organizza. Poi la produzione fa la troupe, ovviamente lo trova il tecnico del suono, trova gli autisti, trova poi gli interpreti che guidano nella zona, poi hanno bisogno di un cineoperatore, chiamano quello che c'è a disposizione. Avete bisogno di qualcuno che venga a fare qualche cosa? Ne ho una fila. Il tuo ultimo viaggio in Etiopia era per documentare che cosa? No, questo è stato forse uno dei meno interessanti, perché quello precedente era quello della Bancaglia, poi il più bello è stato fatto nel 94, comunque la foto che ho vinto l'unico fotocontest che c'è anche lì, che è stata nelle mie degli Hammer, dei Caro, dei Surma, giù a sud, così col Kenya, lungo l'Ovo River, ecco. Gli Hammer, che c'era la viale, ma comunque ci siamo tornati dopo 12 anni e gli stanno cambiando in fretta. Ecco, era proprio quello che ci volevo chiedere. Addirittura c'è un Lambo Frera, che una volta c'era un villaggio di 50 persone, questo l'abbiamo visto recentemente, sì, l'abbiamo visto la prima volta nel 94, siamo passati di lì, quel villaggio di 50 persone, ora è un paesino, una cittadina di 5.000 abitanti, e quello che una volta era una strada per cammelli, adesso hanno fatto una superstrada perché le raccogliendo il sale è un prodotto che per loro... Abbiamo visto quelle immagini bellissime del sale, della depressione. Lì nella pressione della neppolina non ancora fare la strada, poi la arriveranno anche lì. E qualche episodio così particolare che ti è accaduto, per cui magari non ti sei divertito o hai rischiato, tutto talmente ben preparato alla partenza e senza... Ma gli imprevisti infatti non ti preparano, ecco. Qualche volta abbiamo rischiato, sì, qualche volta è accaduto, però anche loro ci sono sempre divertiti. Perché poi quando fai le cose che ti piacciono, anche il disagio, il sacrificio, quando ti piace una cosa, qualsiasi ostacolo riesci a sopportare. E abbiamo capito che il lavoro che fai proprio ti piace, ti appassiona. Sicuramente, perché hai una serenità, trasmetti una serenità, che è, diciamo, la fase successiva all'entusiasmo. È un entusiasmo, è una tranquilla passione quella che hai, quella che trasmetti. Una tranquilla passione, una cosa forte, profonda, che ti appaga talmente tanto che non hai nemmeno bisogno di manifestazioni così forti per denunciare, per raccontare agli altri questa cosa. Mi viene in mente quello che dice anche mia moglie, perché mia figlia lei scrive e fa la regista, la sceneggiatura, gira il mondo, lei, mio figlio, lei mi ha fatto tante cose insieme. Tanto per venire in Scozia, eravamo insieme a questo lavoro sulle vestinerie. Mio figlio famoso che anche lui gira, e mia moglie stanziale, perché se fosse nomade anche lei, saremmo sempre in giro. Fortunato che una moglie come lei, che a me non ha sempre permesso di fare queste cose. Certo, sì. Ecco. Dietro un grande uomo, e questa, c'è sì, sempre sì, una grandissima donna. Paziente. Allora, io credo che non sono in grado ecco di fare domande, domande tecniche, ma vi porto... No, ma che voglio diciamo niente. Volevo fare questa domanda. È sentito parlare senza cogliere una differenza tra ripresa e fotografia. Come stanno gli strumenti espressivi di petrolio? Cioè,
dentro anche da qua, come la tariffa per prodotto. Cos'è la differenza tra il digitale e l'analogico? No, no, cosa ha aggiunto il digitale delle sue potenzialità espressive, se ha aggiunto qualcosa? No, espressive no, diciamo che mi ha facilitato soprattutto poi perché qui avete visto delle molte audiovisivi che sono state realizzate come in analogico o scansionato, portato in digitale. Addirittura io usavo una pellicola che era il Kodachrome, che era 25 ASA o 64 ASA al massimo. Sono passato da 2 anni solamente perché la Kodachrome non fa più il Kodachrome. Sono passato al digitale perché poi la Nikon ha fatto una macchina veramente, anche la Canon, eccezionale. Soprattutto mi ha facilitato perché ora riesco a riprendere con 4-5 mila ASA, quindi qualsiasi condizione di luce, quello che si vede con gli occhi riesco a farlo. Ma anche il discorso, cioè prima avevamo la macchina fotografica, avevamo tutta testata al massimo, no? E oggi con il digitale praticamente abbiamo il numero di scatti di contatto, cioè il digitale ha aggiunto qualcosa nella possibilità di catturare le sensazioni. No, le sensazioni no. Una memoria limitata possa fare i primi scatti, no? Cioè, perché uno deve fare i primi scatti, ovviamente chi comincia adesso con il digitale uno scatto, ovviamente chi ha fatto la scuola come me dall'analogico, io quando vedevo l'immagine se interessavo facevo lo scatto, ma se non mi piaceva, cioè io la vedevo prima, non la scattavo, la stessa cosa lo faccio anche col digitale. Certo che quando vedo una cosa interessante mi ci giro attorno e vedo cazzo con la lema. Un po' più attorno. Sicuramente, quello sì, quindi la cosa interessante è Luciano che muove, no? Se non si muove il soggetto mi muovo io, oppure se lui si muove io cerco di seguire. Questo discorso della ripresa vera considera una somma di fotografie o perché lei parla differentemente, cioè lei usa quella macchina della ripresa e poi le macchine fotografiche le usa, no. Usa la macchina della ripresa anche come la macchina fotografica? No, io ho usato 16 mm cinepresa, di conseguenza non si fanno le fotografie, non fa il fotogramma di 16 mm, ecco. Adesso ci sono macchine fotografiche che fanno il film. Per me il film non si fa con la cinepresa o la telecamera, comunque, vabbè. Prima faccio le sequenze filmate per chi mi ha commissionato il lavoro. Quando io ho finito di fare le cose che mi hanno richiesto, io faccio le foto per me che porto a casa e faccio queste cosine qua. Che era Bassi. Il film era impegnato come fotografo di scena. Quindi ha condotto del cinema di appartamento. Sì, è molto più noto, ecco. Non ti scatta niente, perché loro fanno un chat, quale fanno due, lo fanno tre, se fai il primo, fai il secondo, studi un po' l'azione, ti metti roba. Io sono no, io mi devo andare in giro. E soprattutto la varietà di improvvisazione, perché nel documentario dovete essere pronto, il colpo d'occhio, quando lo vedi, perché se l'hai perso, lo perdi, non lo recuperi più. Invece in un film, se non lo fai il primo, fai il secondo. Ma soprattutto è molto, molto statico, io non sono sostanziale. Adesso magari andando avanti negli anni, quando non mi manderanno più via, vabbè, farò fotografo di scena. Sì, questa è una riflessione che ho fatto, perché poi mi ha dato il coraggio mia figlia, no? Perché io ho sempre scritto anche quotidianamente nella mia agenda quello che mi succede durante il giorno, lo scrivo, ma soprattutto molte volte scrivo le mie impressioni personali, ecco. Figuriamoci in un diario, io porto sempre un librino, ecco, che oltre a segnare tutte le varie sequenze filmate, le fotografie, addirittura quando una fotografia viene bene, non avendola ancora vista, io ci do il punteggio, le stelline, perché come vado ai loro, oh, cavolo, bella questa, ecco. E,
ero in Etiopia quando poi ho scritto Valerio Morino, perché la sera scrivendo avevo fatto tante riprese di gente di spalle. Allora avevo messo l'impressione, ma perché mi facciano tutta questa gente di spalle? E lì metto fuori una bozza di questo testo che poi dopo l'ho fatto a casa, l'ho aggiustato, l'ho migliorato, l'ho tirato fuori dall'archivio, ne ho più di 150.000 di foto, tutte le persone che potevo avere di spalle, e l'ho montato e ho messo fuori questo lavoretto. È molto bella come riflessione. Sì, profonda. È dedicato a tutte le persone. Mi dico, ma cavolo, ma c'è tanta gente che vede il mondo solamente per tribolare, ce ne sono tante. Lo dico, cavolo, io sono, ecco, io sono un fortunato. Le cose le tribolano. O forse tribolo, vabbè, tribolerò come ce ne preso in spalla, caldo, freddo, te, però lo faccio volentieri, poi lì penso molto meno. Certo, lo fai volentieri, è una scelta tua, è qualcosa che ti arricchisce, mentre per loro è la routine, è proprio il tran-tran quotidiano, è la sopravvivenza e basta, senza soddisfazione. Io non sono in grado di fare domande, diciamo, da un punto di vista tecnico, chiaramente lui è un professionista, io non so dire, non so fare domande, ma sicuramente qui ci sono tanti che amano questa arte e che forse hanno qualche curiosità, io li inviterei ad approfittare, perché su questo fronte proprio le mie domande non hanno senso. Qualcuno, se vuole, può chiedere alla competenza di Luciano qualche dritta per... o forse sono tutti... certo. Sono tutti, come dire, forse anche già molto esperti, qualcuno lo conosco e molti viaggiano, molti commentano le loro fotografie. Certo che con te abbiamo fatto un bel giro del mondo e poi il tuo forziere sarebbe stato ancora molto pieno di... Sì, avete contato solo che sono 35 minuti. In Siberia è stata un'esperienza la più sofferta, però è quella che mi è rimasta più dentro. Mi ha fatto in 3 anni consecutivi, sempre in inverno, perché ovviamente Siberia è sinonima di freddo, soprattutto anche il lavoro dovevamo far vedere, come dicono, queste a quelle temperature. Mi ha fatto il primo anno da Mosca al lago Baikal, secondo anno dal Baikal a Vladivostok, sempre gennaio e febbraio, cioè i mesi più freddi. Il terzo anno dal Vladivostok, Yakutsk-Magadan, Magadan è la zona là, sotto la coda della Kamchatka, dove praticamente c'erano le mura, ecco. E abbiamo raggiunto nella zona della Yakutsk più 57 sotto zero. Ma le strumentazioni funzionano? Lì lavoravo pure in analogico. Infatti l'ultimo giorno, prima di partire, dico voglio fare una prova, avevo una F5, la pellicola, dico vado fuori, erano poco più di 50 gradi sotto zero col cavalletto, ho cominciato a fare dei notturni, dopo mezz'ora sono rientrato, la macchina non mi ha dato problemi, ecco lì l'unico problema che poi non ho problemi, non si sa. Sono le batterie che massimo fai due rullini, molto rullino, col freddo si scala. Però c'era un trucco, quando praticamente noi entravamo in un locale, avevamo un sacchetto di plastica, metti dentro una macchina fotografica, chiudi, praticamente cosa succede? Quando vai dentro si ghiaccia tutto il sacchetto per non far nulla la macchina. Il cavalletto invece è diventato un blocco di ghiaccio. E comunque quella è un'esperienza che ti ha segnato la Siberia. Ha segnato in positivo, certo, però. No, quello ti è rimasta dentro. Sì. E com'è la gente di Siberia? No, è vero, perché mi ha trovato gente che praticamente era disponibile, ma soprattutto anche la curiosità ti porta sempre ad approcciarti con l'altro, cioè con noi. Poi alla fine veniva sempre in gloria Borca, che addirittura gli autisti, molte volte, al mattino, anziché, era più
di coro mettere in moto gli autisti che mettono in moto le commesse. Però è sempre stato bello, i ritmi erano molto lenti, va bene, le giornate erano corte perché in inverno come il sole comincia a venire su verso le 9, a metà del pomeriggio, infatti su l'orizzonte, colori bellissimi, questi azzurri intensi, fantastico, questo pianto continuo. Ma anche la vita nei villaggi, ad esempio, voi hai nominato Vladivostok, Magadan, dei... Ma quelle sono città... Sì, ma è nei villaggi. È quello che io credo. Ecco. È veramente, ecco. Praticamente lì vedi un po' la gente, la durezza di quei luoghi, questi che veramente gente tosta, con un pericolo trovare di vera. Allora abbiamo fatto qui prima per far vedere le condizioni soprattutto di questi. Ho visto nel tuo sito una signora anziana che ripuliva davanti la casa a montagne di neve. Beh, lì non era neanche per niente, poi quando fa molto freddo non nevica mica. Assolutamente, dopo i 10-15 gradi, infatti la zona della Siberia dice chissà quanta neve c'è, no, perché arrivano i primi freddi in ottobre, le prime nevicate, poi dopo è sempre ghiaccio. Ma soprattutto sono nelle zone dei villaggi che abbiamo raggiunto o lungo i fiumi, attraversando il lago, sul ghiaccio, e in inverno soprattutto quando comincia il pantano per poi raggiungere, perché è tutto ghiacciato. E un altro viaggio che... ti ha portato così delle riflessioni particolari, ti ha arricchito. Hai viaggiato tutti i continenti, non abbiamo visto l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Oriente, abbiamo toccato poco in queste immagini. Sì, c'è un lavoro lì adesso ce l'ho, qui ero sul Vietnam, il popolo in movimento, perché sono, come tutti gli asiatici, un po' come delle formiche, laborioli, però sono tutto, mi ha sempre trovato gente cordiale, ecco, vabbè. Sì. Dove c'è religione musulmana a volte troviamo più difficoltà, ci vuole un po' più di tempo, però tutto anche lì si sblocca tutto. Benissimo. E ovviamente è importante avere poi anche gli interpreti i giusti. Chi ti introduce nella maniera corretta, rispettosa. Rispettosa della cultura, questo è fondamentale. Ecco, penso che abbia maturato una grande forma di rispetto per ogni tipo di cultura, per ogni... se cioè, la, come dire, la osservi ma ti astieni da ogni giudizio, penso. Io do sempre dato un giudizio che dico, ok, tutte queste religioni, tante religioni con più di va bene, però è sempre lo stesso Dio, quello chiamato in modo diverso. Qualcuno lì, una mia teoria forse, ma non solo mia, ecco. Ma anche davanti ai riti, cioè a volte ti sarà capitato. Per quelli che appassionano, ecco, questo sì. E c'è qualche rito al quale hai assistito? Non so se hai avuto occasione di assistere a qualche... È la cremazione in India, ecco. È forte, ma soprattutto lì ci sono anche gli odori. Che rendono ancora più forte l'immagine. Io posso far vedere una sequenza di foto di una cremazione, però l'odore non riesco a portarlo qua. E a volte è quello che ti colpisce. A volte quando senti quei certi odori ti ricorda molti odori o profumi, mi ricordano dei loro. Immagino, perché c'è una relazione molto, molto forte tra gli odori e certe esperienze vissute. Benissimo, Luciano, posso dire, io sono davvero affagata per una volta, sempre mi piacciono gli incontri di Emica, ma di solito mi sento, come dire, meno spettatrice, più coinvolta perché c'è questa interazione continua. Invece questa volta proprio io mi sono lasciata andare, proprio come tutti gli altri, alla suggestione, proprio all'emozione, alla poesia delle immagini. Sei sicuramente un grande fotografo, mi compiaccio con il mio fiuto e sono veramente contenta che gli amici di Etnica questa sera abbiano potuto conoscere Luciano Covina. Allora, in questi momenti vorrei intanto dirvi, se qualcuno vuole il libro Luciano sicuramente è...
disposto a, ad autografarlo. E poi mi pare di vedere un pubblico eterogeneo. Io ho qui con me un foglio nel quale segnare le mailing list. Etnica non finisce questa sera. Il 2 maggio ricordo a tutti che ci sarà Oves Grandini, che è presente in sala, che racconterà il suo viaggio in Africa il 2, mercoledì 2 maggio, e in quell'occasione porterà anche il suo nuovo libro che parla di un viaggio precedente che ha riguardato il grande nord, praticamente Canada, Alaska e Siberia. Quindi vi invito a lasciarmi la mail, perché di pubblicità io ne posso fare pochissima, lo sapete, è un caso se a qualcuno arriva l'informazione. E poi già vi ricordo il prossimo appuntamento per il 2 maggio con Oves Grandini. Thank you.